Assessore, con un traguardo molto importante, quello raggiunto dalla Giunta regionale con l'approvazione del programma operativo 2014-2020. Ma quali sono le novità di questo nuovo programma? Intanto un incremento del 17%, pari a 50 milioni di euro rispetto al vecchio PORFESR. Sicuramente direi tra le novità della prossima programmazione c'è maggiore trasparenza, maggiore semplificazione, programmazione integrata tra fondi, non ci saranno più finanziamenti a pioggia e nemmeno i bandi a sportello, cioè ogni bando verrà valutato singolarmente e diciamo non avrà più possibilità chi è che ha la banda larga più potente riesce a inviare prima il bando, ma ci sarà appunto una valutazione singola di ogni progetto che arriverà. Quali sono gli assi importanti di questo programma? Ma sicuramente l'asse 1, quello dell'innovazione, che incide per oltre il 30%, quindi un segnale molto forte che dà la Regione Marche sull'innovazione, che è oltretutto anche uno dei quattro pilastri del nuovo modello di sviluppo marchigiano, insieme all'internazionalizzazione, all'accesso al credito e alle infrastrutture. Un'altra grande vera sfida sarà proprio quella appunto del credito. In questo PORFESR ci sono circa 12 milioni per l'unificazione dei confidi, un obiettivo molto ambizioso che però la Giunta regionale intende portare a termine e sul quale sono molto fiduciosa. Una grande sfida. Sì, ma oltretutto le sfide più difficili mi appassionano.